dicevo, questa sera sono davvero orgogliosa, contenta e felice di poter presentare un dispositivo davvero unico nel suo genere, perché è il frutto di un lavoro di equipe tra ingegneri e medici in grado di diagnosticare anche i più piccoli tumori al polmone in assenza ovviamente di sintomi. Ce lo presenterà in tutto e per tutto, lo faremo vedere anche in diretta, il professor Pierfilippo Crucitti. Bentornato professore. Buonasera. Direttore della chirurgia toracica Policlinico Campus Biomedico di Roma. Io ringrazio anche Giuseppe perché si sottoporrà a questo esame davvero innovativo, ancora in via di sperimentazione, ma sta dando degli ottimi risultati. Allora iniziamo subito a capire, no? Perché ho detto che è in grado di diagnosticare anche più piccole lesioni al polmone. E come funziona questo naso elettronico? Il naso elettronico è uno strumento che serve a catturare praticamente quelli che sono i composti organici volatili, ossia una componente fondamentale dell'aria che noi espiriamo. E questo strumento è proprio un naso elettronico, è composto da due strutture, questa chiamata pneumopipe, che serve proprio a catturare l'aria espirata. Se noi lo facciamo utilizzare al paziente, il paziente viene invitato a respirare all'interno di questo strumento e dopo circa 2 minuti di respirazione normale all'interno di questo apparecchio, l'aria viene catturata all'interno di questa cartuccia, che poi viene portata in laboratorio ed analizzata. I composti organici volatili sono quello che noi respiriamo e quindi anche il fumo di sigaretta e i danni che possono creare, che può creare il fumo di sigaretta, li ritroviamo all'interno di questa, dell'aria che viene analizzata. Questa è la prima fase, no? Di un esame un po' più complesso, no? In che cosa consiste la seconda fase, professore? Appunto, questa cartuccia viene poi portata nel laboratorio dai nostri ingegneri, dal professor Pennazza, che è l'inventore, il proprietario del brevetto del naso elettronico, viene inserita in questo strumento che stiamo vedendo in questo momento e lì a temperature diverse viene analizzata quest'aria catturata all'interno. Questa analisi dà luogo a un grafico che è sostanzialmente un'impronta digitale del nostro respiro, tant'è vero la chiamiamo proprio breath print, impronta digitale del respiro, e abbiamo visto che impronte digitali simili, tutti i pazienti con tumore al polmone hanno impronte digitali simili, quindi siamo in grado con un'altissima sensibilità, un'altissima specificità di dire che quel paziente, quei pazienti che hanno queste impronte identiche tra di loro sono portatori di una patologia neoplastica del polmone. Chi dovrebbe sottoporsi a questo esame e quali sono i vantaggi di questo esame? Il vantaggio del naso elettronico è che è un esame prima di tutto a basso costo, è un esame che al contrario di quello che è lo screening oggi più usato, che è l'attacco a basso dosaggio, non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, per cui si può utilizzare su una popolazione molto più vasta, quindi anche nei pazienti al di sotto dei 55 anni, questo è il limite che ci siamo posti per lo screening con l'ATAC, e anche nei pazienti non fumatori, che ad esempio hanno una familiarità per neoplasia del polmone, e quindi allargare la popolazione. Per cui il fumo di sigaretta è sicuramente il primo imputato per quanto riguarda il tumore al polmone. Noi vogliamo fare prevenzione, non vogliamo mettere paura a nessuno, però è anche giusto dire qual è la causa principale che ci fa venire ai noi il tumore al polmone, che ricordo che è il terzo tumore più diffuso, no? Dopo il colon e il seno. Come diffusione sì, però è la prima causa di morte per cancro. Mamma mia. È il terzo come incidenza, però essendo una malattia generalmente molto aggressiva, più che aggressiva, una patologia che generalmente viene scoperta tardivamente. Quindi per questo programmi di screening sono fondamentali, perché è una patologia che è scoperta in fase iniziale invece dà ottimi risultati. Diciamo il fumo di sigaretta. Abbiamo una popolazione target perché sappiamo che l'85-90% dei tumori del polmone occorrono nei forti fumatori. Quindi sappiamo qual è la popolazione sulla quale noi dobbiamo lavorare e andare a ricercare questa patologia. E quanto è importante a questo punto la diagnosi precoce, proprio grazie a questi strumenti? È fondamentale. Nel tumore del polmone diagnosi precoce significa poter guarire da quella che in alternativa potrebbe essere una malattia mortale. Diagnosi precoce significa
possibilità di guarigione, significa possibilità di interventi meno demolitivi a livello del parenchima polmonare e soprattutto interventi meno invasivi. Quindi interventi, ormai noi che abbiamo un programma di screening al campus biomedico, certo, l'80% della nostra attività è ormai su tumori di piccole dimensioni e l'80% sono interventi fatti attraverso un'unica piccola incisione che è al di sotto dei 4 cm, sui 3 cm e mezzo circa, e riusciamo a fare un intervento oncologicamente radicale attraverso un'unica piccola incisione di pochi centimetri. Questa tecnica si chiama VATS uniportale e dà il vantaggio che il paziente a quel punto, dopo 2 giorni, massimo 3, può essere a casa e riprende le sue normali attività dopo 7-10 giorni. Io, ecco, le vorrei chiamare perché, professore, Giovanna Nocetti e Valeria Graci, insomma, sono, voi siete due fumatrici, ex fumatrici, avete fumato? Fumate? Io fumo, no, ho smesso, però ho smesso. Ti vergognano, fumo davanti al professore? No, fumo, però ho smesso per 4 mesi, ho preso 4 chili, ho ricominciato. Cioè la sigaretta come fattore dietetico? È abbastanza tipico. Però se io decido domattina di smettere, smetto. E allora lo faccia. Se posso darle un consiglio, lo faccia. Perché appunto è vero che poi c'è sempre l'aneddoto del paziente: mio zio ha avuto il tumore al polmone e non ha mai fumato. Il 90% dei tumori al polmone sono i pazienti fumatori. Non la mi causa... spaventi, per favore, così. No, ma per fortuna ti spaventa, cara Giovanna, bisogna spaventare le persone, è necessario. Noi, a Buonasera Dottore, al mio medico anche la mattina, stiamo facendo questa campagna, dovete smettere di fumare e fate, perché dico, ci ha mangiato una caramella in più, no, caramella no, perché non è dietetica, mangiate un sedano, io dico, il sedano, mangiate il sedano. Valeria, ti vedo particolarmente silenziosa. No, perché io ho fatto una promessa, ho promesso a mio figlio che avrei smesso di fumare, non sono una grande fumatrice. Però devo farlo assolutamente, anche perché molto spesso, sembrerà stupido, quando accendo la sigaretta mi chiedo: ma perché sto fumando? Beh, questo è il primo passo, la motivazione. Sicuramente c'è stata una motivazione che ci ha spinto a iniziare a fumare, dobbiamo trovare quella buona motivazione, sì, per smettere. Assolutamente. Faremo. Sì. Allora, io però, prima di voltare pagina e presentarvi un'altra eccellenza tutta italiana, io vorrei ricordare il progetto del campus biomedico, che è un respiro per la vita, che consente di fare degli screening gratuiti. Mi raccomando, io adesso vi do i contatti, questi, per favore, sfruttiamo anche queste cose, abbiamo queste grandi strutture che si mettono a disposizione proprio per questi screening gratuiti. Io vi ricordo il numero di telefono 02, lo vedete anche sulla repressione, 06 22 54 11 460, oppure potete andare sul sito policlinicocampusbiomedico.it, e questo è davvero un bel progetto. Grazie a professor Pierfilippo Crucitti, grazie ovviamente a Giuseppe.